Un progetto che riconosce le competenze specifiche, che non fa scappare i talenti anche se essi hanno uno status particolare di rifugiato, protezione internazionale. Un progetto che serve non solo a loro, ma è espressione del diritto al riconoscimento, che è un diritto personale di tutti, e aiuta anche nella valutazione delle qualifiche normali per delle persone che hanno la documentazione e la possono presentare. Quindi aiuta a crescere sia il paese che le procedure e soprattutto a valorizzare i possessori del titolo di studio, quello che loro hanno fatto, e quindi a non riconoscere pezzi di carta, ma sicuramente pezzi di vita. Sì, CIMEA ha 40 anni di storia, è uno dei primi centri, ancora prima della nascita del programma Erasmus, l'Unione Europea, ai tempi la Commissione, si era posta la problematica della mobilità. Il riconoscimento è alla base della mobilità, senza riconoscimento la mobilità non può avvenire, e pertanto noi ad oggi siamo uno dei 5 centri al mondo più importanti, anche come Italia, più esperti, e questo è un grande valore aggiunto per il nostro Paese.